strade che possono essere seguite. Allora, la sezione del cavo del PE può essere fatto secondo il metodo semplificato, in cui la sezione del conduttore di protezione dipende dalla sezione di fase, oppure col metodo adiabatico, detto anche ottimizzazione del conduttore di protezione. Ora, il metodo semplificato essenzialmente ci dice che, allora, se la sezione di fase è maggiore o uguale a 16 mm quadrati per il cavo in rame, allora la sezione del PE è uguale alla sezione di fase. Poi, per la sezione di fase compresa tra 25 e 35, la sezione del PE è 16 mm quadrati. Per la sezione di fase maggiori a 35 mm quadrati, quindi da 50 in su, la sezione del PE deve essere pari a metà della sezione di fase. Discorso simile si può fare per quello che riguarda il conduttore PEN, quindi il PE più neutro di un sistema TNC. La differenza principale è che in un sistema PEN, diciamo così, il conduttore di neutro deve avere almeno una sezione minima di 25 mm quadrati per sezioni maggiori rispetto a 25. E questo, diciamo così, si riflette anche sul conduttore PE. Però questo magari lo vediamo un attimino successivamente, quando diamo anche un'occhiata specificatamente al conduttore di neutro. Quindi questo è il metodo semplificato. Io mi calcolo la sezione di fase con tutte le regole che abbiamo visto in questa prima parte del webinar. Il conduttore PE semplicemente è pari sezione di fase fino a 16 mm quadrati, 16 mm quadrati per la sezione di fase tra 25 e 35, e infine sezione di fase diviso 2 per sezioni maggiori a 30-35. Ecco, questo ragionamento ovviamente vale solo per circuiti, diciamo così, che sono appunto considerati all'interno di questa tabella. Poi invece, per il discorso dei vari circuiti che sono protetti da un dispositivo di protezione contro il cortocircuito, interruttore o fusibile, posso invece utilizzare il metodo adiabatico, che è il discorso di metodo di ottimizzazione del PE. Poi quando passiamo ai project vi faccio vedere un po' la differenza tra il metodo semplificato e l'adiabatico. Vedete che c'è una differenza che sarà diciamo abbastanza rilevante. Comunque, essenzialmente la sezione del PE viene calcolata con questo calcolo. Deve essere maggiore o uguale rispetto a questo calcolo. Radice quadrata di I quadrato T diviso KP al quadrato. KP al quadrato, vediamo qua a fianco, è il valore del KP. Il KP essenzialmente è una caratteristica, è una costante che viene affidata al PE in funzione della tipologia di cavo, del materiale conduttore, rame, ferro o alluminio, e in funzione della tipologia di isolante del conduttore giallo-verde. Tipicamente i valori un po' più utilizzati sono rame PVC e PR e alluminio PVC e PR per l'unipolare, oppure questi due valori qua, rame e alluminio, per anima di un cavo multipolare. Questi qua sono i valori più utilizzati. Il quadrato T invece è l'energia lasciata passare dall'interruttore durante il suo intervento. Questa è una caratteristica che ho ricalcolato semplicemente trovando la corrente di cortocircuito, moltiplicando la quadrato e poi moltiplicando, facendo la quadrato e poi elevando la quadrato e poi moltiplicando per il tempo di intervento, oppure semplicemente per tutti i costruttori come noi, distribuiscono delle tabelle, che sono appunto le tabelle di limitazione dell'energia lasciata passare, e semplicemente delle curve dove potete individuare graficamente il valore dell'energia lasciata passare in funzione della corrente di cortocircuito. Anche in questo caso è un valore che potete consultare all'interno del nostro software i project, dove però comunque il metodo diabatico è già presente. Allora, sono le 4, io direi a questo punto di fare quei 15 minuti di pausa che si eravamo detti. E nulla, semplicemente a questo punto direi che ci rivediamo ripartendo da questa slide, alle 4 un quarto. Quindi un buon caffè a tutti e ci sentiamo dopo. Grazie Giuliano.